Stimato funzionario di Casa Savoia nel corso dell'Ottocento, Clemente Rovere percorse il territorio piemontese soffermandosi a disegnare le vedute più suggestive, piazze, monumenti, paesaggi. Il risultato fu un grandioso affresco che in punta di matita illustra circa 600 località piemontesi. Una selezione delle tavole più belle è stata di recente pubblicata nell'opera in due volumi Viaggio in Piemonte di paese in paese, edita dall'artistica editrice, realizzata con il sostegno del Consiglio regionale e presentata a Palazzo Lascaris. Professore, quali sono gli aspetti più importanti di rilievo storico dell'opera di Clemente Rovere? Sono l'immagine che ha riprodotto del paesaggio piemontese, diciamo così, della prima metà dell'Ottocento, tra il 1820 e il 1860. Riguardano quasi tutti i paesi del Piemonte e ci attestano la differenza tra ieri e oggi, una differenza che certe volte è più accentuata, certe volte lo è meno. Accanto alla riproduzione di questi disegni, il libro cura una spiegazione delle varie località e dei vari edifici che sono riprodotti nel libro, in sostanza. Quali sono gli aspetti dell'opera di Rovere che più colpiscono il lettore contemporaneo? Beh, senza dubbio la sua follia sistematica. Questo è un uomo che ha passato tutta la vita nella prima metà dell'Ottocento a girare il Piemonte a piedi per disegnare ogni singolo borgo, ogni singolo castello, ogni singolo paesaggio. È una follia pari a quella dell'editore, l'artistica di Savigliano, che un attimo fa mi diceva non bisognerebbe più farle queste cose ai nostri tempi, ma come si fa? È troppo bello, ed è vero.